Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lo studio, ma da tutt'altra parte, dal centro di Roma, dal Senato, intorno al Senato, arrivano notizie sulla difficile tessitura della risoluzione di maggioranza. Luca, cosa sappiamo? I minuti che mancano all'intervento di Mario Draghi, Alessio, da 37 sono diventati 33. Il titolo del Corriere della Sera è ancora lo stesso, come ci diceva Elena Testi: manca ancora l'intesa nella maggioranza. Allora, Peter, qual è il tema? Oggi sui giornali si rifletteva molto sulla possibilità di salvare la faccia a Giuseppe Conte dopo le tensioni che ci sono state con Luigi Di Maio e dopo la linea abbastanza ondivaga del Movimento 5 Stelle sulla volontà e la capacità di sostenere militarmente l'Ucraina. Poi è arrivato anche il capitolo della possibile scissione e ci arriviamo, perché Luca sta raggruppando un po' di notizie, sentendo un po' di fonti. Stiamo alla risoluzione. Che cosa dobbiamo aspettarci e come mai fino all'ultimo sono iniziate ieri le grandi manovre, ma era da settimane che ci preparavamo a questo appuntamento, e questa tabella di marcia in ritardo a che cosa è dovuta? Il governo vuole mani libere e dal punto di vista di Draghi è ovvio che lui voglia mani libere. Lui dice: abbiamo votato tempo fa quella risoluzione che diceva che io per tutto l'anno posso, io come governo posso fare quello che voglio, cioè nel senso che tutte le volte mi limito a informare il Parlamento di aver inviato delle armi, eccetera. Dall'altra parte c'è il Parlamento, ma non solo i 5 Stelle, che rappresentano tutti noi cittadini, co-cittadini che, come sappiamo, hanno una posizione abbastanza diversa rispetto a quella della classe politica, rispetto all'atteggiamento da tenere in Ucraina. Quindi ci sono i 5 Stelle che non hanno la forza per imporre una mozione che poi dica tutte le volte che si mandano le armi si vota, ma a questo punto possono sperare di avere col resto delle forze politiche un'informativa continua da parte del governo: mandiamo le armi piuttosto che decidiamo con altri di fare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, piuttosto che anche altre decisioni che possono influire sulla vita dei cittadini. Ma parliamo della vita vera questa volta, non parliamo più di puttanate. Partiamo di una situazione in cui c'è un rischio, nessuno ha la soluzione, di una guerra mondiale. Kaliningrad, ne state parlando adesso, è qualcosa che ricorda pericolosamente Danzica, perché è ovvio che i russi, dal loro punto di vista, noi siamo tutti contro l'aggressione, bisogna fare sempre questa premessa, ma siamo anche degli analisti, è ovvio che i russi, avendo un enclave di russi che stanno lì, pretendano di poterci arrivare con il treno per poterli fino a foraggiare e fare quello che vogliono. Dall'altra parte, giustamente, la Lituania, dal suo punto di vista, dice: ci sono le sanzioni, non è un piccolo problema. Lì. No, diciamo che per ora, poi ce lo spiegherà meglio il generale Tricarico, per ora, anche il viceministro degli esteri russo ha detto: i margini per una risoluzione diplomatica ci sono, e sono la corsia preferenziale della Russia. Anche è quello che dici tu per ora. A Kaliningrad si dice, non è provato, che ci siano anche delle testate nucleari. Si sa che ci sono i missili in grado di trasportarle, sulle testate nucleari non si sa. Allora, cosa voglio dire? È inutile che smettiamo di scherzare. Io spero e credo che Draghi stia prendendo le decisioni per il meglio, ma non ne sono sicuro, perché nessuno ha la ricetta in una situazione del genere. E allora, visto che l'unica cosa che abbiamo in democrazia è il controllo del Parlamento, che rappresenta noi tutti, sull'operato dell'esecutivo, che l'esecutivo venga a riferire su quello che fa e quando lo fa, mi sembra il minimo sindacale. Anche perché questo paese formalmente non è in guerra. Fossimo in stato di guerra, discutiamo di tutte altre istituzioni. Qua si chiede solo questo. Mi pare che questo possa essere concesso, anche perché la questione del voto sulle singole elezioni è totalmente secondaria, perché a un certo punto, se una forza politica di fronte al governo che riferisce però questo e quello e ritiene che non sia giusto, può sempre prendere ad andarsene. Volevo leggere al generale Tricarico un'agenzia